Buonasera a tutti, buonasera. È un grande piacere per me poter dare il saluto e il benvenuto da parte del Comune di Muggia a tutti voi presenti all'inaugurazione della personale di Femi Vilardo dal titolo Blumen Mantra, mostra che è inserita, organizzata dall'associazione Juliet, inserita nel progetto PRAC, progetto di arte contemporanea Museo Carà, che il Comune di Muggia ha varato nel 2007 coinvolgendo il gruppo 78, l'associazione Juliet e Foto Imago, con la funzione di proporre nuove forme d'arte contemporanea provenienti sia dall'Italia che dall'estero. In questo caso oggi ci troviamo davanti alla mostra curata da Marianna Cerboni, la mostra di Femi Vilardo, nella quale noi abbiamo la proposta di un unico soggetto ripetuto un po' appunto come un mantra, con le variazioni poi tipiche appunto del mantra con la funzione che il mantra ha. Il mantra è una formula mistica o magica che ha una funzione in qualche maniera di migliorare il nostro approccio con la realtà che ci circonda. Le formule, il suono del mantra ripetuto più volte in una sequenza che varia con formule che variano appunto di volta in volta, hanno lo scopo in chi le pronuncia, in chi le ascolta, di tirare fuori la parte migliore di sé, liberando un po' la mente dai cattivi pensieri e fungendo un po' da, come dire, da Prozac, ecco, se vogliamo dire, no? Da antidepressivo diverso, ecco. Io credo che il mantra, il Blumen Mantra di Femi Vilardo riesce in questo intento, perché chi vede, chi guarda queste opere ha veramente una sensazione di pace interiore, di gioia, ecco, nel vedere queste bellissime opere. Quindi io ringrazio Femi Vilardo per averci offerto l'opportunità di conoscere le sue opere e ringrazio l'associazione Juliet per aver organizzato questa mostra e passo immediatamente la parola a Marianna Cerboni, che vi presenterà queste opere in maniera molto più seria rispetto a quello che posso fare io. Non mi pare che la presentazione dell'assessore, anzi, è stato molto profondo, perché il concetto di mantra è difficile e direi che proprio Femi Vilardo ci offre una sorta di Prozac senza controindicazioni, però, no? Perché questa va dritta al cuore. Questa mostra è come un'opera totale, come vedete ci sono tante opere con tanti lavori con lo stesso soggetto, ma siamo come avvolti da alle rose, la rosa che è la vita, che l'artista coglie nel momento del disfacimento, cioè alla fine della vita, però con positività, nel senso che poi la vita ritorna a esserci e quindi è un ciclo continuo. È un ciclo continuo e anche nella tecnica che lei usa, perché queste sono cose che partono dalla fotografia, però sono anche fotografie che poi vengono giustapposte e mischiate sempre delle sue opere. Per esempio, un fondo non è detto che sia stato fatto per questa opera, ma può essere il fondo di un'altra opera che è stato messo sotto queste rose. Rose che poi lei dipinge, ritocca a smalto e ad acrilico e poi ulteriormente tante volte le rifotografa, quindi è un'osmosi totale. Ecco, io ho pensato, devo dire, la prima volta che ho visto queste rose così sfatte ad Annunzio che, di cui ho letto quando ero ragazzina Il Piacere, e mi ricordo che in questa casa dove lui riceveva queste signore, queste donne, c'erano queste rose spampanate. Ecco, lì c'era la sensualità, qui c'è la delicatezza, l'introspezione, la concentrazione, che è un leitmotiv dell'artista, che io ho avuto
il piacere di presentare anche in altre occasioni, e c'era sempre anche, no, nelle fotografie, nelle pitture dedicate alla vicina Istria, questo concetto di approfondimento, di concentrazione, di pace. Cioè la tecnica è contemporanea, però il concetto è antico, quello di donare all'uomo ciò di cui ha fondamentalmente bisogno, cioè il silenzio, la tranquillità e la concentrazione. Dunque, come artista lei ha un curriculum di primissimo ordine. Devo dire che il suo, così dai colloqui intercorsi, il suo desiderio sarebbe stato fare l'Accademia di Belle Arti di Venezia, che poi per motivi, insomma, non le è stato consentito di seguirla, quindi si è diciamo appoggiata, si è formata attraverso la frequentazione dell'atelier di vari maestri, in primis la scuola libera di figura tenuta da Nino Perizzi, che come sapete è stato maestro, credo, anche di tanti di voi, e posso dire di noi. Poi ha proseguito con Roberto Tigelli, no? Con Cervi Kervischer, con Kersicola, con anche tanti altri, con la Schott Sbisà per esempio nel laboratorio di incisione, con Franco Vecchietti, che è un meraviglioso nostro artista, e ha esposto in Italia, in Slovenia e in Messico, e nel 2011 ha poi partecipato su invito alla 54esima Biennale d'Arte di Venezia nel padiglione Friuli Venezia Giulia. Ecco, io penso che questa mostra così ci doni veramente un attimo di gioia, come bellezza, come serietà e come profondità. Grazie. Credo che forse l'artista vorrà dire... Io voglio solo ringraziare il Comune che mi ha ospitato in questo bellissimo spazio, Juliet che mi ha sostenuto in questa mostra, ovviamente Mariana Cerboni che mi ha anche sostenuto, e tutti voi di essere qui a vedere la mia mostra. E l'azienda agricola Grudina ci offrirà il suo ottimo vino per un brindisi e tutti insieme. Grazie a voi.